da lei, mi aiuti, le farò domande brevi, le chiedo risposte altrettanto brevi, però ci sono alcune questioni che voglio chiarire. Abbiamo visto lì arrivare il presidente Mattarella, Zaia, c'erano insomma i rappresentanti delle istituzioni, abbiamo visto tante mascherine, poco distanziamento, devo dire, però sicuramente la mascherina. La domanda è quanto in questo momento per i ragazzi che tornano a scuola è importante il messaggio di mettete la mascherina, state distanziati, prego. È fondamentale, è l'unica vera arma di cui disponiamo, il distanziamento e l'uso della mascherina quando questo non è possibile. Insieme al lavaggio delle mani ed evitare gli assembramenti sono i quattro pilastri per garantire una sicurezza per tutti. Quanti bambini hanno contratto il coronavirus fino ad oggi, professore? Il coronavirus come positività, quindi la presenza Sì. del SARS-CoV-2 è appannaggio di circa 7.500 bambini in Italia. È vero che mediamente sono meno contagiosi degli adulti? Allora, i dati di cui disponiamo, che sono ormai certificati, sono 4 dolorosissimi decessi in età evolutiva. Ed è vero che rispetto agli adulti hanno delle forme cliniche meno gravi, meno impegnative. Per quanto riguarda la contagiosità, cioè la capacità di Sì. trasmetterlo agli altri, questo è da dimostrare, quindi non è detto che siano meno contagiosi, di sicuro sono in grado di essere infettati, tant'è vero che quando c'è stato il periodo del contenimento, la prevalenza dei casi, circa l'80%, erano dovuti a un contagio intradomestico. Le chiedo ancora, l'ASL di Vercelli aveva pubblicato una raccomandazione, se si va a scuola è meglio evitare quanto possibile di frequentare i nonni e le persone anziane in generale. Lei è d'accordo con questa raccomandazione? Se i bambini vanno a scuola è meglio che non stiano con i nonni. Credo che dobbiamo veramente tutti quanti iniziare a comprendere che deve esistere un nuovo galateo dei comportamenti, un nuovo modo di rapportarsi. Quindi se si frequentano i nonni rispettando una distanza di sicurezza o avendo la mascherina se questa non viene rispettata, evitando di darsi abbracci e baci, i nonni possono essere frequentati.